Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Questa volta affrontiamo insieme a Luca Epifanio, il nostro amico ed esperto di sicurezza informatica, il discorso riguardante i plugin craccati. Come vedremo, vale per qualsiasi software craccato scaricato dai vari torrents. Sempre più spesso, incauti followers mi chiedono dove poter reperire questo o quel plugin che ho recensito e testato in via non ufficiale, ossia quindi craccato, non sapendo che spesso proprio collaboro con chi realizza questi plugin e chiaramente fa scattare in me, una sorta di autodifesa. Non sono qui, come spesso sempre detto ed affermato, a fare la morale a nessuno, ma almeno, evitiamo di fare questo genere di richieste a chi vive di questo lavoro e rispetta coloro che creano gli strumenti per farlo. Come sapete, ho anche spesso sul mio profilo JGR di Facebook o nel gruppo di Studio One Pro Italy suggerito e continuo a suggerire nel miglior modo possibile l'acquisto, a volte in offerta, di tantissimi plugin o anche software DAW che ogni tanto vengono proposti a prezzi veramente ridicoli, altre volte in maniera assolutamente gratuita, dimostrando come comunque sia possibile fare un bellissimo lavoro anche utilizzando i plugin stock della DAW o i plugin gratuiti o i plugin in bundle che trovate nelle schede audio. Per cui i sistemi per poter stare tranquilli esistono, l'importante è saperli utilizzare. Questa volta Luca però ha aggiunto un tassello molto importante e mancante soprattutto, e che danneggia non solo il lavoro di chi fa i plugin, ma soprattutto voi stessi, rubandovi qualsiasi tipo di informazione dal vostro computer, senza che voi possiate fare assolutamente nulla per impedirlo. Lascio la parola a Luca, buona visione. Allora, eccoci qui. Buonasera e benvenuti in questo video. Tante volte, non ci rendiamo conto dei rischi che corriamo, nello scaricare e nell'installare nei nostri computer, Apple o Microsoft che siano, i software pirata. Oggi lo vedremo, diciamo, nell'ambito home recording musicale, nei plugin e nei VST, ma in realtà vale per tutta la tipologia di software in circolazione. Tante volte non pensiamo che dietro a questi programmi craccati, in realtà ci siano dei veri e propri team che nascondono dietro questi software delle backdoor, ovvero dei sistemi in grado di entrare nei nostri computer e avere il pieno controllo. E tante volte l'antivirus, il firewall e tutti i meccanismi di difesa che abbiamo nel computer non bastano. E non solo, tante volte siamo noi stessi a disabilitare questi sistemi per far sì che questi programmi possano essere installati nel computer. Tant'è vero che solitamente nelle istruzioni di questi crack, di questi programmi, nella to-do list c'è appunto di disabilitare il firewall, di disabilitare la real-time protection, comunque l'antivirus, altrimenti questi software non possono essere installati. In questa maniera stiamo deliberando il software pirata ad entrare nel nostro computer e potenzialmente ad avere un accesso remoto da parte di qualcuno. Quindi oggi vorrei darvi una dimostrazione pratica di come un criminale informatico può entrarvi nel computer una volta che voi scaricate ed installate un programma craccato. E trovandoci oggi, grazie a Yuri, in un canale dedicato alla musica, lo vediamo con un esempio, chiamiamolo musicale. Io ho creato questo file qui che vedete alla destra. Questa schermata che vedete alla destra corrisponde al computer della vittima, quindi dell'utente che ha scaricato il software pirata. E sulla sinistra invece vediamo un'altra schermata dove c'è la macchina dell'hacker, diciamo così, dove lui ha già configurato la sua backdoor, ha già preparato tutto e sta solo aspettando, diciamo, che il pesce abbocchi. In questo caso che clicchi sul file. Ovviamente questo laboratorio che vedete è locale, quindi ovviamente non c'è nulla di illegale perché sono tutte macchine virtuali che sono nel mio computer, insomma, quindi ovviamente è solo una dimostrazione proprio per farvi capire la pericolosità. Diciamo, la dinamica è la stessa identica se il computer fosse da un'altra parte, anche dall'altra parte del mondo, ovviamente. Ok, io come vedete questo è il file incriminato, si chiama Bundle Plugins e ha anche, se vedete, lo stemmetto di una nota casa di
di plugin. Dovete sapere che i criminali informatici cercano, tramite tecniche di social engineering, di imitare i software originali il più possibile per far credere appunto alla vittima che stiano scaricando, stiano installando sul proprio computer un programma autorevole. Bene, quindi a questo punto l'utente ha scaricato l'eseguibile, la bundle, pensando che dentro ci sia quello che insomma desidera, e appunto sulla sinistra la schermata del, in questo caso, del criminale informatico. Da notare che io ho voluto giocare ancora di più sul fatto del far sembrare il software lecito, quindi diciamo all'interno dell'eseguibile ho inserito la possibilità che una volta che l'utente esegue il programma si apre Waves Central, quindi l'utente fondamentalmente vede un programma lecito e non si crea proprio il dubbio. Dice vabbè, ok, vediamo che succede, clicco, ah ok, si è aperto il programma, quindi ok, quindi sarà quello. In realtà è una delle tante tecniche che appunto si utilizzano per sviare la vittima. Quindi a questo punto guardate anche la schermata nella sinistra una volta che io avvierò l'applicazione. Si sta aprendo correttamente il programma e guardate un po' sulla sinistra, abbiamo aperto una connessione remota. Ok, quindi a questo punto io ho il completo accesso alla macchina dell'utente. Come vedete compare il nome utente e anzi adesso facciamo anche qualcosina di più sofisticato. E come vedete nella schermata del hacker ho fatto prendere uno screenshot da remoto. Questa è come vedete, insomma, è speculare, questa qua di destra è identica, è uno screenshot. Non solo, una volta che l'hacker ha acquisito pieno controllo del vostro computer, può accedere anche ai vostri dispositivi esterni, come per esempio la webcam. Quindi in pratica con questo comando ho avviato la webcam della vittima e ho fatto una foto. Eccola qui, con io dietro ovviamente. Quindi come vi ho dimostrato, da parte di Windows non è successo assolutamente nessun allarme, nessun particolare errore, e invece nella schermata di sinistra avete visto come ho acquisito il totale controllo della vittima. A questo punto penserete, va bene, ok, ma lo hai fatto su Windows, e se noi invece abbiamo un Mac, lì siamo tranquilli, siamo salvi? E la risposta è ovviamente no. Lo stesso discorso vale per OS X di Apple, e quindi adesso ve ne darò una dimostrazione pratica. Ho un altro computer in casa, è un MacBook Pro, e adesso andrò a fare la stessa cosa lì. Guardate. Come vediamo sulla schermata del Mac, anche qui ho appunto realizzato un'applicazione, un eseguibile che sia più assomigliante possibile a un'applicazione lecita, sempre con l'iconcina cambiata. Quindi anche come abbiamo fatto per Windows, andiamo a cliccare sull'applicativo e come vediamo immediatamente sulla macchina attaccante si apre una connessione. A questo punto anche qui la stessa cosa, prendiamo uno screenshot del Mac e anche accendiamo la telecamera e prendiamo una foto dalla telecamera per dimostrare appunto che siamo entrati nella macchina della vittima. Quindi come avete potuto vedere, in entrambi i sistemi non c'è antivirus, non c'è firewall, non c'è sistema operativo che tenga se non stiamo attenti a quello che scarichiamo e che installiamo nei nostri computer. Sperando questo video vi sia stato utile e vi abbia fatto capire come il rischio è concreto e vi abbia dato più percezione, io vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima!